Rete Civica, l'associazione, uno statuto, una prospettiva soprattutto futura e un progetto per l'Emilia Romagna, è così? Esatto, siamo partiti a gennaio con le elezioni regionali che hanno fatto sì che per la prima volta con me i movimenti civici vengono rappresentati in consiglio regionale e abbiamo l'ambizione attraverso questa associazione di rappresentare tutti i civici orfani sul territorio, cosa che nasce un po' anche sull'esperienza di noi sindaci ed ex sindaci che quando governavamo da civici appunto ci sentivamo orfani di rappresentatività, quindi adesso vogliamo riempire questo vuoto che i tantissimi civici sempre di più in Emilia Romagna, ma non solo, sicuramente sentono. Oggi diciamo la differenza davvero può passare attraverso i civici. Sì, oggi siamo anche vicini alle amministrative 2021, per cui si guarda e tutti puntano, diciamo così, alle liste civiche. Assolutamente. Quando cominciai tanti anni fa, 20-25 anni fa ormai, tutti dicevano sei un sognatore, il civismo non ha futuro, quindi sarà un progetto fallimentare. Oggi, contrariamente ad allora, tutti diventano civici o si vogliono mettere la giacca da civico. Lo si sta vedendo a Bologna, che nascono in ogni angolo, come i funghi, movimenti civici, la parola civico sta riempiendo un po' la bocca di tutti. Avete un'idea sulle amministrative 2021? Assolutamente sì, avevamo già anche organizzato una consultazione della città, consultazione che abbiamo fermato per evitare proprio di essere confusi con questi tanti movimenti che stanno nascendo. Quindi aspetteremo che le bocce si fermino un po', rallentino un po', non si fermino ma rallentino, per decidere in che dimensione partecipare a questa partita. Però sicuramente ci saremo, sentirete ancora parlare di noi.